Il mattino, un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso le pagine più importanti e le notizie che hanno fatto la storia. Ottobre 1932. Il mattino si dedica alla rievocazione della decennale marcia su Roma, appena preceduta dal grande raduno e dal congresso fascista organizzati a Napoli qualche giorno prima. Il giornale produce articoli che rievocano quegli eventi sotto l'occhio esperto di Luigi Varzini Senior, l'attuale direttore del quotidiano. Un nome prestigioso, una penna famosa per i suoi reportage d'inizio secolo con il Corriere della Sera. Purtroppo la sua direzione dura poco. Per un malinteso, su un'intervista, Benito Mussolini lo fa espellere. Gli giunge voce che parla male di lui. Il Duce si renderà poi conto del fraintendimento e cercherà di rimediare invano offrendogli un contratto al giornale Il Popolo d'Italia. 12 giugno 1934. L'Italia conquista il campionato mondiale di calcio dopo 2 ore di lotta con la squadra boema. Il Mattino racconta, rispecchiando in pieno lo stile retorico del periodo, la prima e incredibile vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio, avvenuta la domenica precedente. La famosa Coppa Rimé viene conquistata dopo un duro incontro con la Cecoslovacchia in finale. I mondiali si giocano in Italia, anche Napoli ospita alcune partite. Ed è di Giovanni Artieri la firma dell'articolo, un giornalista partenopeo che avrebbe poi pubblicato numerosi libri di storia e costume napoletani. Giovedì 5 maggio 1938. Benvenuto Führer nella città regina del Mediterraneo. Non udrete canzoni, per quanto ne sopravvivano di dolcissime. La città che oggi vi accoglie e tiene, con nuovi ritmi e con trasformate immagini, la fama del suo magico splendore. Adolf Hitler è in visita in Italia. Prima è a Roma, poi a Napoli. Il Mattino prepara un'originale prima pagina con un grosso titolo in carattere gotico e tutte lettere in maiuscolo. 2 grandi foto ritraggono sia il volto del Führer da solo, sia in macchina con Benito Mussolini. Il giorno seguente, il Mattino continuerà ad esaltare la giornata napoletana di Hitler, descrivendola con la cronaca di tutti i momenti in ordinata successione. Martedì 11 giugno 1940. Popolo italiano, corri alle armi. La parola d'ordine è vincere e vinceremo. Il Mattino dà notizia il giorno seguente della dichiarazione di guerra a Francia e Inghilterra del Duce. È l'inizio di un nero abisso per l'Italia. Il giornale ripropone il discorso celebre tenuto il pomeriggio precedente dal balcone di Palazzo Venezia dinanzi a una folla immensa che lo acclama ripetutamente. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. 27 luglio 1943. Sono trascorsi 2 giorni dalla sfiducia votata dal Gran Consiglio nei confronti di Benito Mussolini. Il Mattino comunica direttamente la designazione del generale Pietro Badoglio a capo del governo, per decisione del re Vittorio Emanuele III. È di fatto la fine del regime fascista. Il quotidiano è fortemente ridimensionato a 2 pagine per le difficoltà logistiche e finanziarie provocate dalla guerra. In un clima di imbarazzo e di attendismo, la notizia vera, quella della caduta del regime, viene sostituita direttamente da quella del neonato Ministero Badoglio. Thank you.